ci ritroviamo qui per questo avvenimento, due parole diciamo per ricordo diciamo della Salernitana, di queste maglie. Questa mi pare che è una presentazione alla manifestazione del 31 a Baronissi, dove partendo dalle maglie granata di diversi anni raccolte da Vavallone, mi pare che si chiami, ci sarà tutto un excursus della storia della Salernitana, quindi saranno invitati i giocatori della Salernitana, penso anche il presidente, sarà una bella manifestazione ed è certamente un maggiore sostegno alla squadra in vista di queste ultime partite che saranno decisive per la sorte della Salernitana e per tanti salernitani che ormai da qualche anno, troppi anni, aspettano di andare in Serie B. Un momento quindi di vicinanza per queste ultime sette partite di campionato in cui la squadra ha il bisogno del sostegno intero, di un'intera città, di un'intera provincia. Bravo, certamente sarà una chiamata alle armi. Come va detto prima, la provincia è molto importante, che però generalmente assiste dalle partite solo quando la squadra ha risultati eccellenti come questi in queste ultime settimane. Bisognerà tutta la città sportiva di Salerno, ma anche la provincia, per far sentire l'affetto di 20.000 tifosi la domenica allo stadio. Non solo quindi nelle partite importanti come i big match, ma diciamo una presenza più assidua, più frequente in tutto l'arco del campionato. Certo, poi diventa una questione di abitudine, bisogna quindi tesorizzare queste partite importanti, queste ultime partite di vertice, per poter far rendere abitudinario quello di assistere alle partite la domenica o gli altri giorni. Ormai non si gioca sempre di domenica, ci sono anche orari che spesso creano difficoltà a chi ha un'attività commerciale, però l'amore per la Salernitana dovrebbe spingere i tifosi a superare anche le difficoltà appunto legate agli orari e a volte anche legate alla distanza. Io ricordo quando la Salernitana era in Serie A, gran parte del pubblico salernitano, avevamo sotto i 40.000 spettatori, veniva dalla provincia e quindi era una passione non solo che coinvolgeva la città di Salerno, ma l'intera provincia. Assessore, tra l'altro una delle province più grandi d'Italia. È una delle province più grandi d'Italia e anche sia come estensione che come popolazione. E va al di là del tifo di altre squadre che calcano scenari più importanti, il tifo per la Salernitana è sempre esistito, anche nei paesi più sperduti della provincia di Salerno. Grazie Assessore, forza Salernitana. Grazie a voi e forza Salernitana. Buonasera, due parole per questa conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà poi a Baronissi successivamente. Bella questa cosa che ha creato Luca Vallone, è una cosa forse nuova nel suo genere e ci ha fatto veramente piacere questa dimostrazione di queste maglie che farà martedì. Gli auguro tanto bene, farà anche i suoi 30 anni, quindi doppi auguri a Luca Vallone. Presidente, allora ci avviciniamo a questo rush finale del campionato, la tifoseria come vivrà questi ultimi momenti decisivi per le sorti della Salernitana? Beh, la tifoseria deve stare vicino alla squadra, questo è fuori dubbio. Invito domani a essere tantissimi come abbiamo fatto in altre partite, ma penso che il popolo salernitano non abbia bisogno di inviti a venire allo stadio, quindi domani saremo veramente un bel numero e mi auguro che anche a Pagani la Salernitana venga seguita da tutti i 480 biglietti messi a disposizione. Come giudica l'apporto dei tifosi che vengono dalla provincia, una delle province più importanti e più grandi estese d'Italia, l'apporto diciamo, che hanno nei confronti diciamo, della Salernitana?
Ma è un rapporto bellissimo ed è loro, diciamo che lo zoccolo duro della città è fatto da 4-5 mila persone di più, il maggior numero di presenze è proprio creato dalla provincia. E proprio stasera si è venuto iscritto al centro di coordinamento un nuovo club di Polla, quindi abbiamo un nuovo iscritto nel centro di coordinamento sempre della provincia. Bene, un ottimo segnale questo di vicinanza alle sorti della Salernitana in un momento in cui è molto decisivo per la promozione in Serie B, dati sulla prevendita un poco leggermente inferiori rispetto a quello delle altre partite. Ma noi siamo abituati a fare i biglietti all'ultimo momento, quindi penso che tra oggi e domani ci sarà il boom, arriveremo sicuramente alle 10.000 unità. Va bene Presidente, grazie e sempre forza Salernità. Grazie a voi. Ciao Luca, allora ci racconti com'è nata questa passione? La mia passione è nata una decina d'anni fa. Ho iniziato a raccogliere in 10 anni tutte le maglie indossate della Salernità, non sono maglie da store ma sono maglie indossate dal campo e da allora ad oggi ho raccolto quasi 250 pezzi, 150 sicuramente sono quelle della Salernitana, diciamo dagli anni 90 ad oggi, per intendere prima, seconda e terza maglia sempre. E niente, è arrivato il momento di fare qualcosa in questa città per un po' sensibilizzare anche i giovani, le scuole calcio, i bambini. Quali le maglie a cui sei più legato? Le maglie della Serie A, quella di Gattuso, di Di Vaio, Marco Rossi, Del Grosso, Ametrano, ce ne sono varie perché di vari colori. Sperando di collezionare maglie dall'anno prossimo con i nomi di nuovo dietro le spalle dei giocatori. Speriamo, stiamo aspettando di giocare di sabato, il campionato è duro e i ragazzi però hanno voglia di fare bene, speriamo, dobbiamo starci vicini alla squadra e non criticarli. Non mollare in questo rush. Fare bene, speriamo, dobbiamo starci vicini alla squadra e non criticarli. Non mollare in questo rush finale delle ultime 7 partite. Infatti non dobbiamo mollare, ma a volte serve anche quel pizzico di fortuna che gli altri hanno e noi a volte non abbiamo. Dobbiamo tirare più in porta, quello si sa dall'inizio, però speriamo bene. Grazie Luca, complimenti per l'iniziativa e sempre forza Salernitana. Forza Salernitana e grazie a voi. Dottor Francese, buonasera, un commento per questa iniziativa che è da prologo a quella che ci sarà martedì prossimo a Baronissi. Sì, prima cosa voglio esprimere un enorme ringraziamento a Luca Vallone per aver creato questo evento per il suo compleanno, ma averci coinvolto oltre a festeggiarlo degnamente, ma anche per effettuare questa raccolta fondi per la Smaisoli, che è l'associazione che si occupa di atrofia muscolare spinale e ha come scopo di aiutare le famiglie indigenti a poter prendersi cura dei loro bambini malati di atrofia muscolare spinale, appunto. È un evento importante perché racchiude sì una grande collezione di maglie granata, e granata sarà anche il colore del cuore di tutti quelli che vorranno partecipare a questa iniziativa, soprattutto partecipando anche a questa beneficenza, e troveranno tutti quanti sul sito della nostra associazione, che è www.smaisoli.it, il ricavato della beneficenza e quindi anche come verrà speso. Quindi un evento collegato ad una manifestazione benefica, che è la cosa più importante, diciamo. Sì, esatto. Come al solito il connubio sport-solidarietà è sempre vincente. A Salerno, in provincia di Salerno, è sempre forte, l'abbiamo visto anche con il fenomeno con la malattia di Armandino, fortunatamente pare che è sulla via di guarigione. Speriamo che anche noi, per quanto riguarda la SMA, riusciamo finalmente un giorno a festeggiare un evento importante, e c'è una cura per questi bambini. Al momento ancora non possiamo festeggiare, anche se sono in atto in Italia dei trial clinici. Però un evento del genere permette alla nostra associazione di aiutare queste famiglie, di sollevarle anche da problemi economici che oggi come oggi purtroppo sono presenti. Qual è il punto adesso della situazione riguardo proprio queste attività benefiche e la risposta del pubblico? Il pubblico ha sempre risposto molto bene. Io a Salerno ho già creato un evento un paio di anni fa al Teatro Augusteo ed è venuto in massa, così come in massa ha partecipato anche ad altre iniziative benefiche.
invitiamo veramente tutti quanti a partecipare, che oltre ad assistere a una bella serata ci saranno anche momenti di spettacolo che Luca ha ideato, ci sarà anche questo momento in cui si parlerà di una malattia che è rara, anche se non tanto, c'è un nato ogni 6.000 nati vivi che è affetta da questa patologia. E ci sono 5-6 casi anche nella provincia di Salerno, quindi non sono lontani da noi. Noi ci occupiamo di tutto il territorio nazionale, ma abbiamo anche casi a Salerno. Allora l'invito è per tutti a Baronissi. Esatto, vi aspettiamo il 31 marzo. Grazie. Siamo con Gianni Novella, presentatore storico e grandissimo tifoso della Salernitana. Un commento su questa iniziativa di Luca Vallone, che è da preambolo a ciò che ci sarà a Baronissi martedì prossimo. Sì, sicuramente apre il cuore non solo alla Salernitana ma anche a tanti altri eventi che caratterizzeranno appunto la serata. Ho visto particolarmente emozionato Luca questa sera, perché non sono soltanto i 30 anni a dare storia, diciamo, alla sua vita, ma questa rappresentazione, questa celebrazione di tante magliette della Salernitana, ne contava appena 150. Credo davvero che ci aspetta un appuntamento importante da non perdere. Poi ovviamente lo spettacolo farà un po' da contorno a quella che sarà una serata sicuramente indimenticabile. Poi abbiamo ascoltato anche delle testimonianze questa sera in conferenza stampa, un vecchio calciatore della Salernitana che ha fatto un po' da preludio a questa conferenza, devo dire davvero con quella fede e quella passione che caratterizza poi i salernitani e non solo. Quindi con questo spirito forte di gruppo sicuramente Luca insieme alla bravissima Pamela Vernieri è riuscito nell'intento. 30 anni di passione, come lui scrive, annuncia la serata, sicuramente rappresenteranno un evento a cui non possiamo assolutamente sottrarci. Tra l'altro speriamo porti fortuna in un momento in cui la Salernitana si trova a combattere in questo rush finale per la promozione in Serie B. Mi fa piacere davvero per Luca, perché viviamo un momento di estasi, sicuramente di gloria per la vittoria della Salernitana. Ci auguriamo che lo sia anche, ecco, a fine campionato con la promozione in cadetteria. Lone possa coincidere, al di là della presenza di tante vecchie glorie della Salernitana, con un presente davvero degno di vittoria e, perché no, quella che tanto noi tifosi ci auguriamo. Veramente. Ringraziamo Gianni Novella e diamo tutti appuntamento martedì prossimo a Baronissi. Assolutamente, 31 marzo alle ore 20 ci sarà questa splendida serata. Luca Vallone, ovviamente il club Matteo Giordano con Mario Santaniello e tanti tifosi della Salernitana che faranno un po' da cornice a questa splendida serata. Portierone. Grazie. Della Salernitana, un po' alla gore, poi ci spiegherà, ci svelerà. Remigio Di Paolo, anno 49-50, quella Salernitana allenata da Pietro Picelli. Ricordiamo, vero? Allora, lascio la parola per dare inizio e introdurre appunto questa serata con una bella parata di stelle. Dopo poco fa 30 anni di passione, avverso quasi 70 anni di passione, anche se apparentemente non li dimostro, però ne ho 86 compiuti. Quindi qui nel 49, quando la Salernitana era scesa dalla Serie A alla Serie B, e allora c'era Viani come allenatore, noi avevamo come allenatore Pietro Picelli, era un allenatore con una gamba di legno, grandissimo allenatore, e con lui sono usciti fuori, uscirono fuori giocatori che, ecco, io mi lamentavo poco fa che non se ne parla mai di quella Salernitana. Eppure nel 49-50 la Salernitana diede alla Serie A 7 giocatori, non uno. Ve li cito: Scopigno al Napoli, Donati alla Pro Patria, Settembrini alla Juventus e poi alla Pro Patria, Malacarne alla Lazio, Moltrasio al Torino, Castaldo all'Udinese e La Forcia all'Udinese. 7 giocatori che giocavano nella Serie A andarono in Serie A, non se ne parla mai. Era una grandissima. Erano diversi, prima della partita era una cosa, sono il sale da palco, insomma, sono cose che fanno restare allibiti. All'epoca allo spogliatoio c'era un tavolo, su questo tavolo una specie di forno dove ci si infilava dentro, li scaldavano, e poi erano le mani di Angiulillo Carmando che facevano. Questo era il calcio allora, e giovani davano tutto sul campo fino all'esaurimento proprio, quindi c'erano altri tempi. Io li ricordo con
con tanta passione, con il treno degli anni 70, questo ambiente